tornati con la quarta parte. Ovviamente Cheers Italia, gli nostri ospiti, adesso un tema delicato che coinvolge soprattutto Cristiana e il mister, perché l'altra settimana abbiamo parlato, vi ho detto in teoria buone notizie sul Philadelphia, sembra che la situazione soprattutto dal punto di vista burocratico si possa velocizzare, quindi c'è qualche auspicio che per fine 2016 il Philadelphia sia a posto, però il presidente ha detto quello che un po' temevamo tutti, cioè che in realtà il Philadelphia nel calcio attuale risulta un po' anacronistico per un motivo, perché tutti gli allenatori pretendono allenamenti a porte chiusissime, temono le spie, Ventura concede un giorno alla settimana, altri non concedono niente, Conte, Montella, Mihailovic, e quindi in realtà nel nuovo Philadelphia ci dovrà essere una sorta di schermatura per evitare che le spie delle squadre avversarie spino l'allenamento dal balcone. Immagino dei teloni antispia. Mister, più che giocato a Philadelphia, è una cosa così, sembra un po' paradossale, però mi sembra l'unica perché rinasca a Philadelphia. Posso sorridere? Guarda, parlando seriamente, io proprio perché le altre squadre, mai fatto il nome di Fiorentina, mai fatto il nome di altri allenatori che fanno a porte chiuse, io fossi Ventura farei completamente sempre a porte aperte, perché si vuol capire una volta per tutte che il Torino è una cosa particolare. Ecco, io farei proprio così. Mi renderei più simpatico ai tifosi e diventerei più originale, diventerei un allenatore diverso. Io non amo catalogarmi sempre rispetto agli altri, cerco sempre di esprimere la mia personalità. Ecco, Ventura dimostrerebbe qualcosa di particolare che magari ha in sé che non ha ancora espresso, proprio in questo. Ecco, perché il fatto che però ci sia questa ipotesi, che è un po' più di un'ipotesi, cioè il Philadelphia con i teloni antispia, qualcuno dice, allora significa che rifare il Philadelphia lì è un po' anacronistico, cioè il Torino avrebbe bisogno più di un centro sportivo come Zingoni o come Milanello, per non dire Vinovo, che forse alla società moderna serve più questo. Tu cosa ne pensi? Beh, io non so se il Torino poi vorrà fare un centro sportivo da un'altra parte. Sicuramente quello dovrà nascere, io sono fra i fondatori del Philadelphia, sono nel comitato di fondazione, e lì dovrà nascere Philadelphia, che il Philadelphia è un tempio dei giocatori, della squadra, un tempio dei tifosi, e lì bisogna farlo, lì se vuole Ventura si allenerà, se no si faranno un tanto centro sportivo, ma il Philadelphia assolutamente deve nascere. Io ormai i progetti sono pronti, si è lavorato in questo senso, io non so se 2015, 2016, 2017, io so soltanto che lì i tifosi non devono mollare di un millimetro e quindi si deve fare. Poi per quanto riguarda i teloni, insomma, se vuoi posso sorridere, sì. Insomma, perché io grandi allenatori che hanno inventato chissà cosa, sinceramente in tutta la mia carriera non ho giocato, io stimo molto Ventura, però non esageriamo, insomma. Cristiano, cosa so, immagino che, insomma, ricordiamo che il Philadelphia soprattutto è sempre stato un luogo di aggregazione fra tifosi e giocatori. È ovvio, fai il Philadelphia e poi tenerlo chiuso ai tifosi 6 giorni alla settimana, aprirlo soltanto il martedì mattina e mettere questi teloni in spia, è un po' paradossale, immagino. Ma guarda, è impensabile, anche perché il Philadelphia il giorno che riaprirà, che sarà un giorno secondo me memorabile, I primi a entrarci devono essere i tifosi, perché il Philadelphia è del Toro, dei tifosi del Toro. Io credo che la cosa più furba da fare, ma credo che la società del Toro ci arriverà, perché non, Cairo è un uomo di è un businessman, quindi non può non capire questa cosa, che deve diventare come andare a Barcellona, nello stadio di Barcellona. Ci deve essere non solo il Toro che si allena, lì deve essere dove il tifoso del Toro può entrare e rivedere le foto, gli oggetti, deve poter tornare nella sua casa, cioè è un posto dove ci deve essere il pellegrinaggio, ci saranno i pullman con i pellegrinaggi, secondo me, al Philadelphia, il giorno che apre, quindi è impensabile che ci siano i teloni per tenere cose chiuso. Poi se vuoi fare una volta a settimana una cosa seria, dove magari, ma deve essere veramente la casa del tifoso del Toro, quindi che lo pensino, anche perché poi il tifoso del Toro se ne impossesserà comunque. Certo, sì, non puoi mettere il divieto di affaccio del balcone, se ne impossesserà,
Esatto. E tutta quella zona lì deve diventare la zona del Toro, visto che grazie a Dio la parte bianco e nera è finita da un'altra parte, che stiano proprio dall'altra parte, molto lontani, e intorno all'Olimpico. E ti piace il progetto del Filadelfio? Insomma, è ovvio, gli spazi sono quelli, la capienza sarà quella, però mi sembra una cosa, anche col budget a disposizione non elevatissimo, una cosa più che dignitosa, no? Sì, io un po' per scaramanzia non l'ho seguito così tanto, perché ho paura che adesso so che ci sarà di nuovo, però ci sono degli anni che pensavo non ci fosse più niente. Io l'unica cosa che dico è che non avrebbero dovuto distruggerlo così tanto, perché dei pezzi di muro delle parti dovevano restare, dovevano tenerle su col cuore, insomma. E invece vabbè, insomma. Cioè, tu però, finché non lo vedi finito non ci credi che... No, ma adesso ormai lo dicono tutti, quindi ci credo. Ci sono degli anni che mi sono entrata di più nel progetto informandomi, ma sentivo che c'erano tante cose che non funzionavano. Sì, sì, però vista che poi vengo da Ari. Sì, volevo parlare del Filadelfia. Io naturalmente nei fondatori rappresento gli ex calciatori Granata, perché sono presidente degli ex calciatori. Io mi sono astenuto nella votazione sul progetto, perché il progetto non rappresenta completamente quello che si era detto nelle parti che bisognava fare. Per esempio, non è stata messa nel progetto la sede del settore giovanile, e è venuto alterato in modo enorme il cortile che c'era, è venuto quasi dimezzato. E quindi non è più, anche se è stata fatta un'area ampia su via Filadelfia, ma il cortile, praticamente il grande cortile che c'era, non c'è più, c'è un passaggio che è metà del cortile di allora. Quindi io nella votazione mi sono astenuto, perché mancano quelle due o tre componenti che praticamente è stata tolta l'anima dello stadio, perché l'anima era la crescita, la sede del settore giovanile, gli allenamenti del settore giovanile, e questo rapporto continuo fra i tifosi e i giocatori che arrivavano. Capisco che oggigiorno è difficile vedere i giocatori che scendono dalla macchina e parlano con i tifosi, e quindi è stata fatta una barriera, una rete, perché l'entrata è da via Spa, non è più da via Filadelfia l'entrata per i giocatori, e questa è già una distonia. Sì. E ci sono queste componenti che non ci sono più, che una volta c'erano, e quindi io, a nome dell'associazione che rappresento, non ho votato a favore. Ecco, non per fare il pessimista, ma visto che sei anche assessore allo sport a Moncalieri, ecco, però visto che il budget non è elevatissimo, il problema è che in Italia fai un progetto e poi spesse volte il preventivo non viene mantenuto. Ecco, se costasse di più, alla fine i soldi come si fa? Ma lì dipende da chi gareggerà, chi vincerà la gara per il progetto, la speranza che devono avere i tifosi che la gara sia vinta da una società seria, parlo di una società di costruzione seria, che si prende l'impegno e lo mantiene fino alla fine. Perché quando ci sono tutti questi progetti che non vanno avanti, spesso si ha un'interruzione di lavori, perché le società che vincono gli appalti non rispettano gli accordi. Anche per problemi subappalto. Problemi subappalto. Ecco, noi dobbiamo sperare quello, insomma, che venga affidato a una società seria. Alex, e poi Mario sul tema Filadelfia. Teloni antispia, dimmi cosa ne pensi. Ma tra mi viene da ridere, perché comunque io non penso che Ventura voglia inventare la formula dell'acqua pesante, quindi no, però, non diciamo, stiamo, cioè, non si sta veramente parlando di pallone. Non abbiamo battute, in realtà il presidente Caio ha detto il Torino si impegna ad andare a giocare al Filadelfia, però ci vuole un impianto di scrematura per i balconi. A me sembra ridicola questa cosa. Stiamo dicendo già da un anno, quindi non è una cosa inventata. Sì, no, ho capito, però la mia opinione è che secondo me è una cosa ridicola, anche perché... Conte fa molte chiuse, Montella fa molte chiuse. Ma infatti... Bravissimo, ma allora Alessandro, guarda che tutti gli allenatori... Cioè, si parla sempre di calcio, di una palla che rotola, non ti puoi inventare chissà che cosa, ma proprio per questo, per andare in controtendenza, tu apri a tutti per dimostrare che tutti gli altri stanno sbagliando e che noi siamo diversi. E dice, io fai entrare tutti i tifosi del Torino, ma in mezzo di voi c'è la spia. Perfetto, Catania, allora vabbè, dai, ma scusa un attimo, poi un'altra cosa, scusa Alessandro, ma a parte il fatto che con la tecnologia di oggi, se l'allenatore del Sassuolo si prende la briga di andare a spiare l'allenatore del Toro con
ma con la tecnologia che c'è, veramente, facciamoci ridere dietro, ma veramente. Ne abbiamo parlato già l'altra però settimana. No, scusa, sì, no, scusa. Vuol dire una cosa, non è... Costa la peculiarità che ti fa la domanda e poi non ti fa la risposta. No, volevo collegarmi a quello che ha detto la figlia di Pianelli, di Ferrini, scusa. È giustissimo, è giusto, infatti, proprio per quello, bravissimo. Sapevo che si comandeva. È un misunderstanding, è stato un quid pro quo. Allora, io sono stato a gennaio del 2013, proprio al Museo del Barcellona, è venuto in mente quello che ha detto lei, che è un museo che... è frequentatissimo dai tutti quelli che vanno a visitare la città di Barcellona, e però dove trovi cimeli del Barcellona dal tempo di Cruyff in avanti, cioè cimeli storici, antichi, non ce ne sono tantissimi, mentre invece noi del Toro, grazie a Dio, o purtroppo, da un certo punto di vista, siamo pieni di questi cimeli, quindi a maggior ragione un Philadelphia avrebbe un significato forse addirittura superiore rispetto al Museo del Barcellona a Barcellona, però devi saperlo vendere bene, bene il progetto. Tra poco vengo da voi, dobbiamo fermarci, ma adesso ci fermiamo, siamo nel quadro, quindi i 30 secondi sono, quindi solo gli sponsor, non è, è velocissimo, 30 secondi e poi torniamo con tutti i nostri ospiti.